passiamo immediatamente e cominciamo, diciamo, le nostre trasmissioni con il primo programma che è in palinsesto, il collegamento con Alessandro Massari per il programma Nessun Pasto è gratis. Dovremmo essere già collegati con Alessandro, se Alessandro ci può inviare il video gentilmente. Sì, ci provo, un attimo solo, Il perché mio come sai, video, non ti ogni... preoccupare. Vedi, mi senti perlomeno, Ti Roberto? sento benissimo, ti sentono tutti. Ed Siamo in ecco il diretta. video, sto iniziando. Un saluto a tutti e complimenti per il nuovo incarico e onere che hai assunto all'interno dell'associazione, ed anche a Roberto perché ne ha assunto un altro di uguale importanza, quale direttore di questa web TV in ufficiale. Certo, Gianni è il direttore di TV Radicale, mentre io sono il presidente dell'associazione telematica TV Radicale. Ecco, vediamo Alessandro Massari in tutto il suo splendore, con i capelli raccolti, reduce da una campagna durissima, qual è stata quella degli emendamenti dei radicali a questa manovra finanziaria. Alessandro, purtroppo dovremo togliere qualche minuto dal tuo programma, diciamo un quarto d'ora, quindi facciamo 45 minuti per recuperare i 40 minuti di ritardo che abbiamo in palinsesto, però avremo modo di recuperare sicuramente già domenica prossima, se tu vorrai, facendo un'altra puntata sempre sulla questione manovra finanziaria e debito pubblico. Ecco, Alessandro, dicevo, sei stato molto impegnato in questi giorni proprio per l'elaborazione e lo studio degli emendamenti che sono stati presentati dai radicali in Parlamento rispetto alla manovra finanziaria. Diciamo che quello che è stato predisposto da te, insieme a chi con te ha collaborato, è stata quasi una manovra finanziaria alternativa rispetto a quella proposta dal governo Berlusconi. Cosa ci dici? Per poi entrare nel Sì, che dettaglio. come sempre la stampa non ha reso conto di tutto quello che è accaduto, con un'unica eccezione. Per fortuna i privilegi del Vaticano sono emersi in tutta la loro evidenza alla più gran parte dei cittadini che non subiscono, diciamo, condizionamenti sulla base degli interessi. E però Marco Beltrandi, che è stato il parlamentare che alla Camera dei Deputati ha illustrato il pacchetto emendativo del Movimento Radicale, sicuramente ha trovato una grandissima attenzione dalle proposte fatte in quella sede formale, anche perché tutti parlano di riforme, poi quando è il momento di presentare emendamenti o proposte di legge per realizzarle, nessuno lo fa. Marco Beltrandi l'ha fatto. Come dicevi, questo è stato un lavoro di gruppo, perché Marco Beltrandi e io stesso siamo i coordinatori del gruppo Economia, che si è incontrato con costanza durante l'anno, abbiamo avuto modo di dibattere dei maggiori problemi, così quando è arrivato il rovente luglio in cui si è capito che la situazione era drammatica, abbiamo messo a frutto quanto era stato concordato, elaborato, pensato durante l'anno per la redazione degli emendamenti. E come immaginerai, non è stato facilissimo, anche perché la manovra è cambiata fino all'ultimo secondo. Quindi noi abbiamo presentato un pacchetto che non solo è andato a modificare laddove era modificabile il pacchetto appunto presentato con decreto legge dal Ministro dell'Economia, ma ha teso a individuare alcuni punti fondamentali che erano stati completamente dimenticati. Poi nel corso della trasmissione, se vuoi, possiamo parlare poi Certo. approfonditamente. Però diciamo che il punto forte è stato questo: avete saputo che c'è stata una grande battaglia contro il finanziamento pubblico, avete saputo che c'è stata una grande battaglia contro i privilegi del Vaticano. Però noi siamo stati gli unici ad aver affrontato, ad esempio, il tema della cessione delle società in mano al settore pubblico. Noi abbiamo proposto una serie di liberalizzazioni a partire dagli ordini professionali e dalle società municipalizzate. Abbiamo proposto una riforma organica del sistema delle pensioni, una modifica del sistema di welfare, perché adesso sappiamo che chi lavora per la Fiat può avere la cassa integrazione, chi lavora per un piccolo imprenditore non può avere nulla. E a proposito dei piccoli imprenditori, ci siamo occupati anche del problema annoso del ritardo nei pagamenti, che è una delle caratteristiche che connota il nostro Stato come uno Stato non di diritto. Ci sono impegni presi da pubbliche amministrazioni e anche purtroppo da molte grandi imprese nei confronti di piccoli e medi imprenditori che magari dopo 600 giorni non vedono ancora il frutto del proprio lavoro pagato, e possono avere delle gravi difficoltà perché le banche non concedono certo grandi liquidità. E a proposito di banche, appunto anche norme su banche e fondazioni per impedire che i due aspetti,
economico e finanziario si sommino, quindi una norma che impedisce alle banche, laddove posseggano più del 15% del pacchetto azionario di imprese che fanno economia reale, di avere diritto di voto, ma soprattutto la separazione del ciclo perverso che unisce le pubbliche amministrazioni alle fondazioni, alle banche. Perché? Perché il governo del territorio, diciamo a livello comunale, possono nominare i membri delle fondazioni, i membri delle fondazioni nominano i membri delle banche finanziano gli amici veramente del colore politico che è al governo in quel comune e quindi ci sarà come sempre un capitalismo assistenziale, un capitalismo inquinato, un capitalismo Italico. Ernesto Rossiano, esatto. C'è poi stata una battaglia importante contro le spese militari. Un aspetto che noi non consideriamo, ma nei grandi giorni di crisi noi abbiamo investito qualcosa come 24 miliardi per acquistare degli aerei militari. Non lo dice nessuno, questo è un fatto che viene accuratamente censurato, eppure noi abbiamo provato a proporre questi temi, così come il tema dell'energia pulita, una energia che deve avere dei sostegni laddove ci siano effettivamente delle pratiche che possano migliorare il rapporto tra consumo di risorse e rispetto del territorio. E poi ancora norme per l'edilizia popolare, emersione del lavoro nero dei migranti, l'utilizzo del software libero all'interno della pubblica amministrazione perché si possano generare risparmi e ci si possa liberare dal soffocante diciamo rapporto monopolistico con alcune imprese statunitensi particolarmente oligopolistiche, direi. Ho sentito già Claudia che muoveva qualche critica al sistema americano. Non è qui chiaramente la sede, né il modo, né la forma. Vi ringrazio per aver mandato in onda quelle immagini dell'11 settembre, perché bisognerebbe non dimenticare mai quali sono le Era conseguenze. la registrazione dell'11 settembre di domenica scorsa, il giorno in cui abbiamo tenuto il congresso, e mandammo proprio in quel giorno l'inno americano. Eh sì. E avete fatto una scelta felice perché credo che sia doveroso ricordare quello che è stata una delle più grandi tragedie del secondo dopoguerra. C'è stato un attacco alla democrazia. Chi sperava che fosse un attacco solo agli Stati Uniti poi se ne è dovuto dolere grandemente. Dolere grandemente. Guardiamo con attenzione quello che sta accadendo adesso in Nord Africa e ripensiamo alle parole di Emma Bonino e di Marco Pannella per l'ingresso della Turchia in Europa, non li abbiamo voluti e adesso fanno una campagna di sponsorizzazione per sostituire alla democrazia un tipo di governo islamico, magari con il supporto dei militari. Ma qui sto andando fuori tema rispetto a quello Ma che è no, è importante l'oggetto. anche dire questo, Alessandro, perché poi parliamo della manovra finanziaria, quindi parliamo necessariamente di Europa, parliamo di modelli di sviluppo. L'11 settembre c'entra molto, perché da allora è cambiata la storia non solo politica, militare, ma anche economica. Io credo, e tu penso mi puoi confortare in questo, che anche la crisi economica mondiale che stiamo vivendo è anche una conseguenza dell'11 settembre, probabilmente. E Lo almeno è. ci sono alcuni analisti che considerano questo. Ma per tornare alla manovra, qual era, diciamo, l'asse portante di tutti quanti gli emendamenti, la filosofia che ispirava tutti gli emendamenti da te presentati? E poi, se vuoi, andiamo nel dettaglio uno blocco per blocco. Guarda, due erano le caratteristiche. La prima, legalità, cioè il rispetto del principio di legalità. Bisogna essere seri e applicare le norme che già esistono, oppure cambiarle e renderle più efficienti, più aperte e più inclusive. Quindi il miglioramento di quanto già è in atto, con la necessità quindi di poter, ad esempio, andare a fare una battaglia contro l'evasione fiscale sulla base delle norme esistenti, non consentendo un'elusione che nasce proprio nella volontà dei legislatori, perché fare in modo che con alcune leggi si possa aggirare l'obbligo di pagare le tasse è incostituzionale, visto che la Costituzione ci obbliga a pagare secondo quanto prodotto in proporzione. La seconda invece è una grande apertura con una liberalizzazione sostanzialmente di tutti i settori che andavano privatizzati e io ti posso. A parte norma di bandiera per la cessione delle quote di società per azioni in mano ai privati, noi siamo andati ad individuare.
Sì, Ale? Abbiamo qualche problema con il collegamento con Roma, infatti è caduta la connessione di Alessandro Massari, vediamo se la ripristiniamo quanto prima. Alessandro, mi senti? Alessandro, mi senti? Ecco, abbiamo qualche problema con il collegamento e infatti è caduta la connessione di Alessandro. E stavamo parlando degli emendamenti presentati. Ecco, si dovrebbe essere riconnesso. Alessandro, mi senti? Nulla. Questo è il famoso problema della banda italica, che è una banda diversa da altre bande che imperversano nel paese, che è la banda ADSL, che tutto è tranne che affidabile. Voglio ricordare che abbiamo. Ecco, Certo, Alessandro. Parlavo in di certi bande, casi. Alessandro, parlavo di bande diverse da quelle che hanno derubato questo paese fino oltre, anzi, il limite della bancarotta fraudolenta. Parlavo della banda ADSL, che purtroppo in questo paese non è all'altezza di quello che dovrebbe essere per un paese sviluppato. Quindi stavamo dicendo, Alessandro, se ci rimandi il video. Sì, ti Pro rimando il video. Eccoci qua. Rimetto in video, ho una forma di pudicizia quasi, come dire, non cosciente. Adesso ci Ok, sono perché mi stavo perfetto. dicendo, abbiamo individuato alcuni settori, quindi Eni, Enel, per quanto riguarda l'energia, immaginati qual è stato il tipo di reazione all'interno della commissione perché qualcuno aveva il coraggio di fare nome e cognome nell'ambito delle tante società che potevano essere privatizzate. Abbiamo messo le mani poi sulle banche pubbliche, perché non è sconosciuto a nessuno il fatto che la Cassa Depositi e Prestiti lo sia in modo formale da tempo, mentre invece le Poste si è stata trasformata nella Banca del Sud nel tentativo tremontiano di ripristinare delle politiche antiche fatte di sussidi spesso a pioggia e inefficienti a favore del Sud, che invece avrebbe bisogno di interventi mirati per consentire una maggiore potenzialità di sviluppo delle proprie risorse, dei modelli di sviluppo che non devono essere necessariamente identici in tutto il territorio, soprattutto in una fase in cui sembra che a parole si voglia inserire il federalismo. C'è poi stato un settore della meccanica pubblica con Finmeccanica e Fintecna che sono state proposte alla cessione del mercato e ultima la battaglia storica, oltretutto. Dovrebbe già essere così da tempo, visto che abbiamo vinto il referendum, la privatizzazione della RAI. Ci tengo a dire che in un momento in cui i mercati sono particolarmente depressi e una cessione di queste società per azioni in questo momento potrebbe apparire non conveniente, abbiamo inserito una clausola di salvaguardia, cioè con un lasso di tempo congruo per arrivare alla cessione. E con la possibilità per il ministro, nell'eventualità in cui ritenga in 2 anni non ci siano le condizioni ottimali per una cessione che possa andare a aggredire l'enorme montante del debito pubblico, ottenere una deroga dopo un'audizione parlamentare che quindi la dovrebbe concedere. Quindi non siamo neanche i liberisti selvaggi che vogliono andare a svendere i gioielli di famiglia per poter far arricchire questo o quell'imprenditore amico. È un'iniziativa responsabile, a nostro avviso, con una grande cautela nel far sì che ci possa essere un accumulo di denaro, perché noi stiamo vendendo gli ultimi gioielli di famiglia e se li andiamo a utilizzare per pagare gli stipendi legittimi di carabinieri, di pompieri, di professori universitari, sì, tutto legittimo, ma noi abbiamo da recuperare 1.900 miliardi di debito pubblico. Mi viene da ridere quando si dice nel 2013 pareggio del bilancio. Chiariamoci, nel 2013 noi non ricorreremo al debito per finanziare le spese di quell'anno, ma per rientrare di 1.900 miliardi di euro noi avremo bisogno altro che manovre correttive, insomma. Questo è da 54 miliardi, tanto per fare un esempio. Ed è una manovra che sta facendo spaventare molti italiani perché effettivamente, nonostante è irrisorio l'ammontare economico rispetto alle norme di debito pubblico, si traduce poi in grandi sofferenze per i cittadini.
Ecco Alessandro, ti volevo chiedere invece rispetto alla manovra che poi insomma, è stata approvata, esistono vari filoni di questa manovra che fanno, diciamo, si poggiano su delle ale veramente troppo aleatorie, ad esempio il recupero di denaro attraverso la repressione dell'evasione fiscale. Tu pensi che i numeri accreditati dal governo nella manovra finanziaria siano credibili o credi che invece siano eccessivamente, veramente tanto gonfiati di un buon 50%? A me sembra incredibile che questo governo continui a far finta di fare lotta all'evasione. La lotta all'evasione la sta facendo con Equitalia, tartassando magari gli scooteristi romani che cercano un parcheggio per entrare in centro, per evitare inquinamento, per evitare traffico, non trovano un parcheggio neanche se lo paghi e poi ti mandano l'esattore fiscale per 70 euro e non vanno ad aggredire grandi patrimoni, magari intestati a società di comodo. Come dicevo, l'elusione fiscale. Mi viene da ridere perché io addirittura mi sono segnato i numeri, proprio perché mi sembrava incredibile che si potesse stimare innanzitutto una qualche possibilità di recupero, visto qual è stato l'operato della pubblica amministrazione in tanti anni. Bene, la previsione è precisissima, vorrebbero recuperare 727 milioni in questo primo anno, 1.576 milioni, quindi 1,5 miliardi nel 2012 e 1.595 milioni, cioè 1,6 miliardi nel 2013. No, non ci credo perché non è possibile stimare innanzitutto in modo così preciso questo rientro. Quindi già mettere dei numeri specifici senza neanche mettere numeri tendenziali è errato, ma qui deve cambiare la volontà politica. In Italia gli evasori votano per una certa parte, una parte che è già in difficoltà e non voglio dire che gli italiani purtroppo hanno una tendenza naturale all'evasione e qui farò un discorso che in qualche caso dai compagni radicali mi è stato contestato, però se non consideriamo la storia d'Italia che è stata fatta di dominazioni, quindi non uno Stato che interveniva direttamente, ma dei viceré che andavano a imporre delle tasse e magari chiedere dei giovani per andare a fare la leva. Bene, in Italia naturalmente c'è una sorta di come dire, ritrosia verso lo Stato, che viene considerato uno Stato che ruba, che spreca, che usa male i propri denari e quindi c'è una naturale tendenza a questa evasione. E non mi riferisco solo ai cittadini del Sud, che magari possono essere nell'immaginario considerati i peggiori. No, no, andate a parlare con dei veneti. Loro considerano, l'ho sentito in una trasmissione televisiva 2 settimane fa, considerano lo Stato un ladro e quindi per loro l'evasione è legittima difesa, non è una forma di furto. Questo è grave perché è comunemente diffuso sia tra elettori che eletti, insomma, c'è una sorta di patto per cui in Italia non si chiedono diritti ma favori, non si pagano le tasse ma si evade. È un discorso molto molto duro, ma dobbiamo dircelo. Gli italiani sono evasori incalliti. E nessuno si sente un ladro. Il problema è che guardano sempre gli altri e nessuno si sente un ladro. Anche se Così. perché vogliamo dirla tutta, Alessandro, di fronte a una pressione fiscale che permette, consente praticamente ad ognuno di noi di lavorare, per chi è fortunato, così fortunato ad avere un lavoro, fino a metà anno per lo Stato e dopo cominciare a lavorare per se stesso, diventa quasi fisiologica un'evasione fiscale così, con questi numeri. Sì, ma questo accade perché i lavoratori dipendenti spesso hanno un secondo lavoro, quindi sono facciamo insomma, in Italia c'è stata questa grande divisione, i produttori non hanno pagato le tasse e i dipendenti pubblici non hanno lavorato. L'evasione c'è sia da parte del piccolo commerciante che del grosso studio di commercialista, del ministeriale che magari fa l'idraulico come secondo lavoro in nero il giorno dopo, è qualcosa di diffuso. E arriviamo a una percentuale del 44% formale, del 54% reale, proprio perché le tasse le paga uno su due. Il problema è questo, con il sostituto d'imposta, i dipendenti sia pubblici che privati sono costretti alla virtù. Infatti una delle grandi riforme che abbiamo proposto è quella classica e rivoluzionaria, proposta sempre da Marco Pannella, dell'abolizione del sostituto d'imposta. Perché fin quando Certo. qualcuno, magari per forza, e qualcun altro potrà contare sul pagamento torto collo dei dipendenti, beh, non ci sarà possibilità. Proviamo a fare
l'abolizione del sostituto d'imposta, diamo la possibilità a tutti di pagare secondo quanto hanno guadagnato e poi vedremo come andrà a finire, perché due sono le cose, o pagano tutti di meno o non paga più nessuno, e quindi è un problema, diciamo, rivoluzionario, e quindi bisognerà affrontare il problema alla radice. Ora è chiaro che in una situazione quale quella attuale proporlo in questa forma, in questi modi, può essere veramente considerato eversivo, ma pensateci, fino a che qualcuno potrà non pagare perché sa che qualcun altro è obbligato, non pagherà, e quando quello è obbligato e sa che qualcuno evade, lavorerà di meno. È un sistema proprio perverso, Italia perverso. È un meccanismo perverso, e voglio dirti una cosa, chiariamoci una volta per tutte le idee, il costo della politica non è il costo del parlamentare, e lo dico perché in Parlamento ci vado, in Germania, in Francia i servizi parlamentari vengono forniti, in Italia no, quindi quando si va a fare il conto per cui 18.000 euro sono dati al parlamentare, quello ci dovrebbe pagare con un contratto vero l'assistente, invece glielo fa in nero, dovrebbe pagarci le spese sul territorio per il rapporto con il collegio, invece abbiamo una serie di nominati che non ne hanno bisogno. Ma in Francia, in Germania, in Spagna gli danno dei servizi, gli danno meno soldi in assoluto come diaria, però poi l'ufficio te lo do io, non te lo devi prendere, il dipendente che ti fa da assistente piuttosto che da segretario te lo pago io direttamente, così il contratto è vero, nel senso che ci si pagano le tasse, l'importo che percepisce questo ragazzo non è da fame, ma è un importo che consente una vita normale, il vero costo della politica è l'enorme debito pubblico accumulato da destra e sinistra congiunte, perché hanno ritardato scontri sociali, non li hanno voluti affrontare, c'erano degli scontri negli anni 70 che andavano, dei nodi gordiani che andavano affrontati, noi non li abbiamo voluti affrontare, ricorrendo al debito abbiamo illuso i cittadini che tutto questo non avesse costo, e con la scusa di voler aiutare gli ultimi, i più poveri, ci troviamo adesso con una manovra fiscale che è fatta di lacrime e sangue, non del cuore di Berlusconi, ma dei portafogli dei poverini che hanno uno stipendio fisso e che purtroppo lo vedono eroso da tasse, da imposizione, da inflazione. E alla fine quelli che si volevano premiare con queste spese per il welfare, per i servizi sociali, tutte cose assolutamente necessarie, però devi anche trovare le risorse per sostenerle, altrimenti i diritti hanno un costo, nessun pasto è gratis. Questo titolo della nostra rubrica. Alessandro, tra le varie cose a cui hai accennato te, il sostituto d'imposta, che per me è fondamentale perché permetterebbe a ogni lavoratore di portare in casa l'intero stipendio, in caso di lavoratore dipendente, e quindi nel momento in cui poi si va, immagino questo lavoratore che poggia il denaro, il frutto del proprio lavoro, sul tavolo di famiglia, e a un certo punto dice: bene, questo è nostro, quest'altro dobbiamo pagarlo in tasse per avere questi servizi. Quali servizi domanderebbe il figlio? Quali servizi domanderebbe la moglie? E così via. Cioè, renderebbe una maggiore consapevolezza, e quindi magari si incazzerebbe un po' di più il popolo italiano tutte le volte che va a votare. Comunque, al di là di questo, io ti voglio chiedere... L'elemento della consapevolezza è proprio il più importante, Roberto, proprio quello, è l'elemento che ci rende cittadini e non sudditi. Esattamente, ma ci sono altre cose molto interessanti, che secondo me ti vorrei fare una domanda. Tu hai parlato appunto di incrostazioni, non è usato questo termine, però ti sei riferito ai conflitti sociali che sono stati rimandati da chi ha governato negli anni 70, negli anni 80 e anche, aggiungo io, negli anni 90 e negli anni 2000. Ad esempio, un conflitto sociale che apparentemente è una norma che dovrebbe essere a tutela dei lavoratori, in realtà non lo è perché protegge solo alcuni lavoratori. Mi riferisco al secondo comma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quindi la norma che appunto impedisce il licenziamento del lavoratore e che quindi di fatto si è tradotto nella impossibilità per l'imprenditore ad assumere, perché il vincolo lavorativo è diventato peggio quasi di un matrimonio, e gli elementi di flessibilità che sono stati introdotti ispirandosi alla legge Biagi sono stati introdotti a senso unico senza aggiungere quegli ammortizzatori sociali che pure lo stesso Biagi aveva previsto. Ecco, su questo cosa è importante dire, Alessandro? Questo è importante dire quanto hai già detto tu, cioè che al danno si aggiungono le beffe. Lavoratori che hanno dei contratti a progetto, dove il progetto è chiaramente un lavoro subordinato, nascosto o diciamo artificialmente travestito da rapporto con un libero professionista, con un sistema che dovrebbe naturalmente tendere a un pagamento maggiore, visto che non ci sono certezze. Nel resto
del mondo occidentale, laddove esiste il lavoro precario e quindi non si ha la certezza di un lavoro stabile, c'è un pagamento maggiore. Da noi questo non c'è, noi viviamo nella incertezza con delle paghe da fame e con in più la beffa che durante il governo Prodi ha avanzato la quota di contribuzione per le pensioni dal 19 al 23%, a vantaggio di chi le pensioni già ce l'ha, perché hanno avuto un contratto a tempo indeterminato, perché negli anni 70 giustamente hanno conquistato dei diritti come il diritto a poter avere l'indennità di disoccupazione, poter avere un sistema sanitario che in caso di malattia proteggesse, e però tutti questi ragazzi, faccio l'esempio di una donna, rimane incinta, non ha nessuna tutela per la maternità, eppure deve andare a pagare lucrosissime tasse per finanziare le pensioni del nonno o del papà che hanno avuto molti più diritti, hanno avuto molti più vantaggi, non diciamo in assoluto, ma comparativamente sia alla generazione che l'ha preceduta che a quella che l'ha seguita. E È casca a come fagiolo se. il manifesto che hai alle tue spalle, Alessandro. Generazioni contro. È proprio quello che stiamo Esatto. dicendo. Esatto, quello era una battaglia dei primi anni 90, o meglio dei secondi anni 90, con Benedetto della Vedova, che veniva portato avanti in modo solitario. Erano cose note, erano più che note, ma in politica si volevano assolutamente eliminare. E in più voglio dire che l'articolo 18 è anche come dire, la dimostrazione plastica del consociativismo, del corporativismo e della cesura di interessi tra Confindustria e sindacato. Il mio discorso è il seguente: se è vero che in Italia il 98% delle imprese sono piccole e medie imprese o microimprese, quasi nessuna di queste ha più di 15 dipendenti. Quindi, diciamo, che interesse avrebbe Confindustria ad andare a tutelare un diritto che riguarda solo il 2% dei suoi associati? Non dovrebbe averne, se però non si considera il blocco con il sindacato. Guardate che quando in Italia è arrivato Marchionne a provare a cambiare qualcosa, io non vado nel merito, non vado nel merito, perché le modalità con le quali Marchionne si è mosso possono anche essere opinabili, però è innegabile che in un mercato globalizzato per lui produrre automobili a Torino, a Termini Imerese o a Detroit gli cambia poco, perché il suo mercato di riferimento è globale e quindi anche la sua area di produzione è globale. Bene, la Camusso e la Presidente di Confindustria hanno fatto blocco perché è chiaro, la Camusso era rimasta fuori da tutte quante le contrattazioni e quindi aveva bisogno di riabilitarsi come soggetto politico oltre che come soggetto sindacale. La stessa cosa aveva bisogno di farlo la Presidente di Confindustria, Mercegaglia, rispetto all'attacco alla sua auctoritas che è nata in modo naturale per il carisma, per le capacità che ha Marchionne. Ebbene, questo. Alessandro, ci senti? Sì, ti Alessandro? sento. Ok, c'è stato un calo di banda, Sì, io ti infatti. No. sento. Mi senti bene? Io ti sento perfettamente. Eh sì, infatti sei tu che hai dei problemi di banda. Perfettamente. A che punto? Sì, Pronto? sì, purtroppo sono al partito e sono con una connessione wireless, quindi non so quanto. Certo, Mi certo. senti, Roberto? Sì, ti sento bene A che adesso. punto siete rimasti con Eravamo l'ascolto? rimasti, no, ti ho interrotto subito, quindi parlavi di Marchionne, giusto? Quindi eravamo lì. Ecco, l'articolo 18 dimostra appunto questo sistema consociativo perché è un interesse che riguarda veramente poche centinaia di migliaia di lavoratori, quindi non si capisce perché fare le barricate se non ci fosse un patto non esplicitato in modo formale ma sostanzialmente molto forte con CGIL e con sindacati che porta da sempre ai tempi di Ernesto Rossi, qui dovrei avere anche ecco, il poster di Ernesto Rossi. Fantastico. Una persona che ha combattuto contro un capitalismo finto, un capitalismo fatto di favori, fatto di collusioni, fatto di tangenti, fatto di veramente di scorrezze varie che non appartiene al mercato. Il mercato è capacità, merito, diciamo. Da una parte è fiducia nel tuo contraente, dall'altro è merito e quindi è anche una sorta di battaglia per la primazia. Una battaglia influente, ma una battaglia seria, insomma, in cui ci si confronta duramente, ma c'è bisogno di avere un patrimonio che non ha prezzo, la fiducia. E tutto questo non esiste, da lì allora possono uscire le tangenti, può uscire il sistema di comunione e liberazione, può uscire il sistema di penati nella stessa regione, perché c'è spazio per tutti, è un modo per dividersi la torta. Purché non entri il Certo, merito, ecco. L'importante è certo.
Entra il merito perché quello è cosa da temere come la peste, perché dove entra il merito esce la partitocrazia. Certo. La prima domanda che arriva dalla chat la fa Gianni e che ti chiede: si possono avere prospettive di ripresa senza inserire prima delle riforme strutturali nell'economia con le liberalizzazioni e non solo? Cioè, la domanda è Se se si c'è bisogno di possono fare avere riforme. prospettive di ripresa senza inserire prima le liberalizzazioni vere. Guarda, la ripresa arriverà dopo le liberalizzazioni vere, perché fino a che avremo manovre che sono basate su aumento di entrate e nessuna riforma sostanziale, noi non andremo da nessuna parte. Noi avremo nel primo anno una maggiori entrate per il 57%, nel secondo anno per il 74%, nel terzo anno per l'87%. Un sistema che si basa solo sull'aumento della tassazione per ridurre il carico diciamo del bilancio dello Stato è un'amministrazione incosciente, perché fino a che non si faranno dei tagli selettivi, non si liberalizzerà il mercato, non si farà la riforma delle pensioni, non si farà la riforma del welfare, non si farà la riforma della sanità, non si farà la riforma del diritto del lavoro nella direzione auspicata appunto dagli eminenti e purtroppo scomparsi studiosi che sono stati uccisi per Biagi ci ha rimesso la vita per aver fatto qualcosa che i compagni ritenevano contro gli interessi del proletariato. Non si riuscirà a fare niente, si potranno fare manovre correttive, si potrà andare a prendere in giro l'italiano dicendo che fanno un contributo di solidarietà per chi guadagna più di 300.000 euro e quindi per chi già le tasse le paga, andando a ricavare di solidarietà, sai quanto? 54 milioni di euro. È risibile. Non è così che si salva lo Stato. Così si può mettere un pannicello, si può mettere una toppa, come si dice a Roma, per evitare il disastro, ma fino a quando non si avrà il coraggio di fare le riforme, noi non potremo avere nessuna possibilità di ripresa. Specifico, le riforme possono anche prevedere un momento in cui si accentua ulteriormente il ricorso al mercato. Se facciamo la riforma del sistema fiscale, è possibile che il primo e il secondo anno ci sia una diminuzione di gettito, ma in prospettiva poi il paese riparte. Quindi io non ho neanche paura di questa diciamo, necessità di andare a fare il saldo di bilancio a tutti i costi, se poi il sistema rimane quello attuale, perché prima o poi noi depauperemo le risorse dei più poveri che non avranno più e non andremo a incidere sui ricchi patrimoni di capitalisti assistiti insieme a corporazioni fortissime come quelle degli avvocati che per esempio in Parlamento sono riusciti durante la prima manovra, quella di luglio, a far espungere la norma che voleva la liberalizzazione del loro settore. Se non si fanno queste riforme di struttura, noi non abbiamo nessuna possibilità di avere né un rilancio dell'economia e quindi non potremo avere una riduzione del debito pubblico, perché poi noi abbiamo un rapporto. Se il tasso di interesse che noi paghiamo per poter ripianare il debito è più alto del tasso di sviluppo della società, quindi del PIL, sostanzialmente se i rendimenti dei bot sono il 5% e l'economia cresce del 2%, come faremo noi a poter ripianare il debito? Proprio non è materialmente possibile. A E su proposito un di paese che ripianare, pensa di non prego. poter mai ripianare. Prego, È prego. un paese che non si pone. Un paese che non si pone queste domande non esce dal problema. Certo. Un'altra domanda che arriva dalla chat, sempre da Gianni, è questa: è ancora ragionevole fare previsioni di recupero del debito pubblico in un tempo umano? No, non è ragionevole per due ordini di fattori. Il primo perché ormai la prevedibilità dei mercati è assolutamente tendenziale. Cioè aleatoria, tanto che per esempio uno dei grandi problemi italiani è che non solo non abbiamo un solo centro unico che faccia delle previsioni, ma non sappiamo neanche come elaborano la tesoreria generale dello Stato quando fa le previsioni di crescita, non ci dice da quale fonte prende i dati e sulla base di quale diciamo parametri scientifici. Non è un caso che tutti gli istituti di rating non vanno oltre l'anno nella prevedibilità di questo rientro dal debito. Quindi non lo so, questo era anche un vecchio vizio delle nostre leggi formali, noi avevamo la legge finanziaria che era annuale e pluriennale, c'era questa logica del piano, questa volontà statalista di governare l'economia e piegarla ai voleri illuminati o meno dei politici per poter mandare l'economia in un modo o nell'altro. Ormai gli stati sono secondari rispetto alla potenza economica di alcune grandi società, gli ambiti di riferimento sono
globali, appunto, sono mondiali, e questo è un primo motivo. Il secondo è che con 1.900 miliardi di debito, come dicevamo prima, se non si riesce a mettere mano ai nodi, insomma, bisogna tagliare i nodi gordiani italiani, perché se non andiamo a toccare quello che è una spesa improduttiva e se non andiamo a toccare quello che è un sistema produttivo assistito, quindi se non liberalizziamo le professioni, se continuiamo a dare a Confindustria e alle più grandi imprese tipo Fiat un sacco di prebende, se i sindacati avranno diritto ai diritti senza considerare i costi, anzi, fregandosene, in Italia per molti anni sono stati fatti emendamenti senza indicare il costo, senza neanche andarsi a domandare quel diritto quanto costava, se poi ci sarebbero stati soldi per realizzarlo effettivamente, quindi senza rendersi conto se si andavano a prendere in giro le persone o meno. Ecco, senza un briciolo di responsabilità non si può fare. Quindi riforme di struttura, utilizzo del patrimonio pubblico, dei gioielli di famiglia per andare a ridurre questo debito e speranza che l'Italia possa riprendere la sua crescita e quindi crescendo più dei famosi interessi da pagare sul debito pubblico, lentamente, piano piano, ci aspetta un ciclo che durerà qualche decina di anni nella migliore delle ipotesi. Nella Diciamo. migliore delle ipotesi. Non è. Ecco. Un'altra domanda viene dalla chat da parte di Darietto. Voglio dirti una Sì. cosa sola, però voglio dire, l'unico politico sì, nel pareggio di bilancio, cioè veramente a portare in pareggio entrate totali e uscite totali, fu Minghetti, che non a caso fu l'ultimo esponente della destra storica. Poi è iniziato il declino fatto di De Pretis, di Crispi, di sinistra, di trasformismo, di politici di sinistra che diventano ferocemente di destra come Crispi e Mussolini. Io ritengo che in Italia, per esempio, l'uomo più di destra sia assolutamente D'Alema. È in linea con la nostra storia. E qui ci L'ultima volta sarebbe da fu un dire esponente tanto. della destra. Non ho capito, Roberto. Qui ci sarebbe da dire tanto sulla nostra storia, sulla sinistra e la destra storica, no? Sarebbe una domenica intera, non Ci vorrebbe un un'ora di convegno, diciamo. trasmissione. Sarebbe bello farlo. C'è un'altra domanda che arriva dalla chat, Alessandro, da Sarebbe parte di bello Darietto. farlo, allora. Sarebbe bello farlo e chissà che non lo faremo. Darietto ti chiede, come vedi il modello islandese? Io non lo conosco, perciò taccio, mi taccio. Il modello islandese, lo conosci? Sì, lo conosco, però il modello islandese si basa soprattutto sulla modessia delle dimensioni dell'economia danese, islandese, e ha avuto un default enorme, perché non sappiamo com'è andata, ha reagito in un modo molto virulento, provandosi a rimettere al centro dei giochi internazionali, però io, a prescindere dalle modalità, ho capito quello che dice ed è interessante perché c'è stato un approccio devastante perché l'Islanda è stata completamente fatta fuori dal mercato globale, quindi ha avuto delle reazioni uguali e contrarie. Però in Italia questo modello, con il peso che abbiamo sull'intera Unione Europea e quindi sulla necessità di guardare non solo i nostri interessi, ma un interesse superiore, quello della patria europea, non l'Europa delle patrie, mi trova. Ecco, a dire che non credo possa essere un modello applicabile all'intera Unione Europea e a partire dall'Italia, però è chiaro che a livello teorico sarebbe interessante approfondirlo, a livello pratico sarò brutale, chiedo scusa, ma credo che sia difficilmente realizzabile. Un'altra domanda che arriva da americano, sempre dalla chat, la domanda è questa: come fai, te la rivolge direttamente, come fai a dire che chi paga oltre 300.000 euro paga le tasse? Le paga sui 300.000, altrimenti chi sarebbero gli evasori? Non ho capito, no, io ho detto una cosa, chi dichiara 300.000 euro, le tasse già le paga e sono pochissimi in Italia quelli che pagano 300.000 euro, tanto che dal contributo di solidarietà noi abbiamo un gettito di soli 54 milioni di euro, quindi io dico andare a tassare chi già dichiara il reddito non credo sia la cosa più intelligente, andiamo a tassare i consumi, andiamo a Quindi vedere se la ho base capito intestata ogni bene, cittadino. Alessandro, scusami, se ho capito bene, quanto dai 300.000, da coloro che pagano 300, dai 300.000 in su, quant'è il gettito che si riesce a recuperare? 54 milioni di euro, sono poche migliaia di italiani che tassano. Esatto, Sono poche migliaia, quindi è una presa in giro. bisogna regalare un'altra Questo dimostra che calcolatrice ad americana, allora. Ecco, non ho capito, scusa.
Era una battuta tra me e americano, c'è cioè un piccolo contenzioso, quindi ho detto che bisogna regalare un'altra calcolatrice ad americano. Ti faccio una domanda io, Alessandro. Stiamo parlando appunto di evasione fiscale. Quanto credi che possa essere ancora attuale ed importante la battaglia radicale per la smilitarizzazione della Guardia di Finanza? Fondamentale, quando noi faremo in modo che un deputato come Milanese non possa più essere il tramite per il Ministro del Tesoro, la Guardia di Finanza, che dovrebbero istituzionalmente perseguire l'evasore fiscale, ma essendo le dipendenze dirette del politico che poi gli fa far carriera, magari ha interesse a non far tassare alcune zone, perché sono le zone di riferimento su cui poi lui deve andare a prendere i voti, beh, noi non avremo una polizia terza, imparziale, e quindi è chiaro che purtroppo è populistico dirlo così, però una delle cause dell'evasione fiscale è proprio la Guardia di Finanza, lasciando perdere tutto il discorso antiproibizionista, come riesce ad entrare la droga, quanto costa, come sono molti motivi nella panoplia delle soluzioni radicali per cui la Guardia di Finanza sarebbe preferibile non fosse un corpo sottoposto direttamente alla disciplina. Alla disciplina militare. Io ricordo che quando andavo a fare la campagna elettorale con la Guardia di Finanza locale, come a dire: se mi voti, questo non ti controlla i conti, ma se non mi voti, probabilmente qualche conto lo andrà a controllare. Ecco, diciamo che in Italia si arriva pure spiegando con queste che apparentemente sembrano battute, e invece sono tristissime in realtà. Qual è il ruolo che la Guardia di Finanza gioca? Di fatto può essere amico con qualche evasore e nemico con qualche altro. Si fa una selezione, è un po' come l'obbligatorietà dell'azione penale. Teoricamente dovrebbero essere i magistrati in grado di perseguire tutti i reati. Di fatto, i poveracci, gli immigrati, i ragazzi che hanno due spinelli vanno a finire dentro. Stessa cosa per la Guardia di Finanza. Teoricamente dovrebbero combattere tutta l'evasione fiscale e non ci si riesce in nessun modo. E adesso i mezzi telematici potrebbero consentire i collegamenti con banche dati legati alle proprietà mobiliari, le proprietà immobiliari, le società di comodo, a chi fanno parte, a chi rispondono, potendo vedere. Uno dei classici casi per cui normalmente si utilizza la barca è quello di intestare una società in perdita, poi tu vai a vedere chi è che ci sta sopra. Beh, lì squarci il velo dell'ignoranza e riesci a superare il problema dell'evasione, anche se il ricco imprenditore dichiara magari dei redditi miserrimi e la società è proprietaria della barca. Conta il dato di fatto, sarà diciamo eccessivamente anglosassone, ma chi ruba deve andare in galera. Quindi Ecco per me è pure tutto. Alessandro, perdonami se ti interrompo, ma l'interattività, come sai, è la base di tutte le nostre trasmissioni. Siamo. Americano insiste e dice, afferma che in Italia a pagare più di 300.000 sono più di 500.000 italiani, mezzo milione di italiani. E quindi dice che io sarei giustificato in quanto ignorante, mentre tu non lo sei. Ecco. No, guarda, allora andremo a controllare. Comunque io ti ho detto, il gettito derivante, cioè, poi andiamo a controllare i numeri perché è sempre utile essere precisi, però io voglio far ragionare su un dato. Quando il contributo di solidarietà porta un gettito pari a 54 milioni su una manovra che è di 54 miliardi, è pari all'1%. Punto, Certo. dico solo questo. Questi sono i numeri, poi possono essere 10.000, 20.000, 50.000, controlliamolo, va bene, ma questo è fondamentale per dare serietà scientifica al tutto, ma i numeri sono impietosi, il Quindi c'è un numero po' vero è di 50. pretestuosità, diciamo, in quello che dice Americano. Comunque sì, abbiamo Ma superato io questo. non contesto il fatto che il numero possa essere anche diverso, ma è impietoso il fatto che dal contributo di solidarietà si venga a trovare l'1% delle risorse totali. Quindi questo è un dato inoppugnabile, a prescindere poi da quanto è il numero delle persone che paga più di 500, di 300 mila euro. Sono pochissimi. Seppure fossero 500 mila, sono un numero miserrimo, perché pure lì noi siamo 60 milioni di abitanti, di giovani ce ne sono pochissimi. Su 50 milioni, 500 mila guadagnano più di 300 mila, stiamo sempre all'1%. Voi credete che in Italia l'1% guadagni più di 300 mila euro? Euro. Allora le banche che troviamo nei porti, allora le grandi macchine, i grandi SUV, le grandi berline, allora le grandi ville, allora tutta questa ricchezza che noi vediamo mal distribuita ma ben presente, da dove viene?
questo è il problema che noi ci dobbiamo porre. Ecco perché io passerei da un'analisi dei redditi a un'analisi dei consumi, perché chi ha i soldi e li consuma, da qualche parte li ha presi. Certo. Se ha già pagato, lo dimostra, se non ha pagato, si fa pagare sempre. Alessandro, un'altra domanda che ti voglio fare: tu hai parlato dei giovani, no? Quindi della possibilità eventualmente di trovare lavoro. Chi lo trova molto spesso da precario, con contratti, quelli a progetto, che, i cui contributi vanno a finire nella cassa separata, nella gestione separata dell'INPS, e che poi vanno nel calderone dei cosiddetti contributi silenti. Questo, ecco, una parola sui contributi silenti, perché molti. A me è capitato, da precario quale sono stato, forse sarò, continuerò ad essere, di parlare con colleghi come me che versavano i contributi alla gestione separata dell'INPS. Ecco, e non sapevano assolutamente nulla di tutto questo. Ecco, un'informazione, cosa sono questi contributi silenti? Perché si chiamano silenti? Si chiamano silenti perché non riescono a dar voce ad una pensione successiva, perché noi sappiamo che per poter avere diritto a una pensione d'anzianità c'è bisogno di un minimo di versamento, che mi sembra sia 20 anni in questo momento, portato al massimo a 40. Ora, chi ha un contratto a progetto, versa dei denari, abbiamo detto hanno aumentato durante il governo Prodi dal 19 al 23% l'aliquota impositiva, lo fa per andare a pagare le pensioni di chi è attualmente pensionato, quindi attualmente normalmente sono dei pensionati che sono stati o dei dipendenti o comunque delle persone che hanno potuto godere di contratti a tempo indeterminato, hanno potuto godere della cassa integrazione, hanno potuto godere dell'articolo 18, hanno potuto godere di tutto questo. Siccome i contratti a progetto hanno una caratteristica, quando scade il progetto, di solito 6 mesi o un anno, non viene rinnovato, e se questi ragazzi non hanno la fortuna di trovare un imprenditore, diciamo non proprio onesto, che fa senza soluzione di continuità continuare il contratto, e questo non si fa, voi lo sapete bene, perché se non c'è un lasso di tempo che interrompa i 6 mesi, il magistrato potrebbe dedurne che è un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio e non un progetto con una partita IVA, con un libero professionista. Ebbene, se uno lavora 6 mesi, poi 3 mesi sta a casa, poi lavora altri 6 mesi, poi un anno non trova nulla, magari si ferma con 18 anni di contributi, non verrà una sola lira di pensione di anzianità, avrà solo la pensione di vecchiaia che è pari a 430-440 euro, quindi al danno le beffe, nessun lavoro sicuro, stipendi da fame, incertezza, ansia, attacchi di panico e tutto quello che comporta anche in termini di sanità un sistema basato su queste incertezze unilaterali, e dopo aver pagato tanti denari, non avendo raggiunto un minimo dei 20 anni necessari e sufficienti per ottenere il minimo della pensione di anzianità contributiva, allora dovrà accontentarsi della pensione di vecchiaia, cioè raggiunti 65 anni avrà diritto a un contributo miserrimo con cui fai la fame. Ed è il motivo per cui noi radicali chiediamo che i contributi silenti, se non riescono a raggiungere il minimo dei 20 anni che poi dà diritto a una pensione effettivamente erogata, vengano restituiti. Perché io mi ci faccio un fondo integrativo per conto mio, mi ci faccio una pensione sostitutiva, mi ci apro una piccola tutela privata e almeno qualche cosa mi rimane. Altrimenti al danno aggiungiamo le beffe. E questa è un'Italia che è chiusa, che è illegale, che è aperta solamente al vecchio, alla tutela di quelli che un tempo erano diritti, ma che oggi sono diventati oggettivamente privilegi, perché coloro i quali sono venuti dopo, chi lavora negli anni 70-80, dove c'è stata un'esplosione. Chi è andato in pensione con 18 anni di contributi, vogliamo ricordare anche questo, le pensioni baby, 18 anni di contributi se andava in pensione. Noi abbiamo presentato un emendamento con Marco Beltrandi, che è particolarmente attento alle questioni di equità. Noi abbiamo chiesto un taglio netto del 10% permanente a tutti coloro i quali non avevano raggiunto il minimo di legge dei 20 anni di contribuzione, chiaramente con esclusione di chi ha avuto cause di servizio, chi malattie dovute al lavoro, insomma, se una persona in una catena di montaggio ha subito un danno fisico per cui non può più lavorare, gli danno la pensione, in quel caso non è che ha voluto fare il furbetto o si è voluto mettere a casa a far nulla o a fare il secondo lavoro in nero. In quel caso no, ma noi ce l'abbiamo l'emendamento in cui, se da una parte diciamo innalziamo l'età pensionabile, cerchiamo di rendere il sistema più equo in modo che si possa avere tutti qualche cosa, tutti una minima certezza, perché non è più tempo di avere tanto per tutti, perché ci sono pochi soldi pubblici, o meglio, sono tantissimi soldi pubblici, perché la metà del PIL va in finanziamento allo Stato, poi i servizi sono quelli che hai descritto tu, sono veramente servizi indecenti, insomma, rispetto a quello che potresti trovare sul mercato.
A questo ci aggiungi quanto stavamo dicendo e fai il gioco. Invece un quadro abbastanza sconfortante. Va bene Alessandro, i tre quarti d'ora sono trascorsi, ti chiedo scusa se dobbiamo restringere di un quarto d'ora la tua trasmissione, nessun pasto è gratis, però sono sicuro che domenica prossima, se ci darai nuovamente la disponibilità, continueremo ad approfondire questi temi ed entreremo magari nel dettaglio del debito pubblico, del famoso articolo da introdurre nella Costituzione. Ecco, ringraziamo Alessandro Massari, voglio ricordarlo, membro della direzione di Radicali Italiani, e appuntamento a domenica prossima. Ciao Alessandro. Ciao a te e a tutti gli spettatori, ed è stato veramente un piacere stare con voi, perché fin dall'inizio avete fatto un esercizio veramente meritorio, il conoscere per deliberare radicale. Grazie ecco, mille ragazzi. Voglio ricordare una cosa, che Alessandro Massari, lo posso dire Alessandro, ha preannunciato la sua iscrizione a TV Radicale. Appena gli daremo le modalità per farlo, lui si iscriverà. Quindi grazie Alessandro anche per questo. Invito tutti gli utenti di TV Radicale a fare altrettanto, insomma, non solo lo scellino al giorno, serve, è fondamentale per dimostrare la continuità, la durata, l'interesse. Quindi viva TV Radicale, iscriviamoci tutti, io lo farò per primo. Perché non grazie ci posso Alessandro. Ciao. Ciao grazie a tutti. Di cuore Alessandro. Ci vediamo la prossima domenica, salutiamo Alessandro Massari, siamo in ritardo, abbiamo già recuperato parzialmente questo ritardo.